Parliamo adesso con Daniela Nardini, la centrale della Pomì. Allora Daniela, un'altra sconfitta qua a Crema in una gara equilibrata solo in due set. Sì, una gara equilibrata, sì, soprattutto in due set, peccato perché speravo comunque di fare un altro tie break. Abbiamo giocato bene il primo set, gli altri due insomma ci sono stati dei cali troppo evidenti, diciamo, e li abbiamo persi. Vabbè, è il quarto, abbiamo giocato punto su punto e diciamo gli ultimi palloni ce li siamo giocati male, è andata così insomma. Cosa ha avuto secondo te Crema più di voi? No, forse un po' di convinzione in più insomma, cioè, secondo me la partita è stata comunque in ogni caso abbastanza equilibrata e le differenze erano poche. E questa sconfitta porta Crema sul 2-0, quanto è complicata adesso la situazione? Beh, adesso è molto complicata la situazione, infatti noi comunque ovviamente siamo venuti qua per vincere e adesso sul 2-0 le cose si complicano molto di più, però insomma non abbiamo ancora perso. Domenica c'è gara 3 da voi a Viadana, cosa bisogna mettere in campo per allungarla questa serie? Ma dobbiamo giocare tranquillamente come sappiamo fare e secondo me i risultati vengono. Sei comunque fiduciosa per la prossima gara? Sì, sì, sono molto fiduciosa, ero fiduciosa anche per questa gara, purtroppo per poco appunto non siamo andati al tie break e lì insomma ce la saremmo comunque giocata e va bene.